Ciao a tutti. Allora, oggi voglio fare un esperimento con questo stampo qua dei waffle. Si dice waffle, 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 waffle. Vabbè. Praticamente voglio farlo con la resina e poi andarlo a decorare un pochino sopra. Sarà quindi un po' resina, un po' decoden, un po' boh. Però non lo so, sapete che io poi non so mai come viene la storia. Allora, per prima cosa devo togliere questo glitter. Devo andare a... Prima cosa scelgo questo, così. Anche se c'è il glitter. Perché il glitter? Che questo stampo qua non l'ho mai usato. Quindi, sinceramente, forse l'ho usato per... sì, per gli squishy. Qua c'è un pezzo di squishy. Quindi non so. Però adesso voglio andare un po' a sbruciacchiare un pochino. Però mi sa che sto usando un ombretto un po' troppo perlato. Vabbè. Come minimo c'era una ciofeca. Così, così. Cioè, praticamente lo sto facendo tutto, però vabbè. Non fa niente. Anche perché poi vado a usare la resina. Che nebbia, non me ne sono accorta. Quella veloce. E non la coloro, quindi rimane un po' chiara. Quindi è per questo che sto mettendo lo scuro, così da compensare un po'. Ok, facciamo un po' anche su. E ovviamente io non so neanche quanta resina mettere. Cioè, praticamente l'ho colorato tutto, ragazzi. Cioè, volevo fare qualche sfumatura e invece, giustamente, ho colorato tutto. Adesso, cari miei, io devo andare a preparare la resina. Ovviamente ho fatto molta più resina di quella che serviva, sicuramente. Sicuramente. Vediamo un po' di versare. Voglio lasciare gli spazi, quindi secondo me non verrà neanche troppo alto, perché voglio lasciare che si vedano i buchini. A sto punto, visto che me ne è avanzata un po', faccio anche altri. Penso, sì. Ok, sì. Sporco un po' anche quelli là di pigmento e faccio anche gli altri. Allora, ne ho fatti quattro, ho provato a... Questo è quello che abbiamo fatto assieme e lo andiamo a scoprire subito. Ancora un po' mollino. Vediamo. Beh, bello, un po' lucido questo stampo qua per dare la forma del waffle e non mette a fuoco. Ok, però è bello, mi piace. Poi vediamo un po' così. Non mi sa qua hanno messo un po' di meno. No, un po' di più. E tagliano l'erba, giustamente. No, sono molto simili, mi piace. Questo che ne ho fatti anche senza metterci dentro niente. Questo l'ho fatto un po' meno sbruciacchiato. Bel sottofondo che taglia l'erba, ormai è un must. E poi questo l'ho fatto normalissimo, tutto tutto chiaro. E adesso andremo a decorare assieme quello che non mi ricordo qual è, questo mettiamo lì via, che è questo. Farò una decorazione molto molto semplice. Magari la prossima volta mi alzo un po' di più con la resina. Allora, per prima cosa userò questa pasta perché non ho il silicone bianco, ho quello trasparente, ma di colorarlo poi con il silicone trasparente diventa subito durissimo. Anche sta pasta sta diventando molto dura, però non fa niente. Vado a mettere la panna sopra nell'angolino, che è molto dura e questa cosa qua, essendo sottile, non si è ancora asciugato molto bene, però non ci interessa perché adesso io lo muovo per bene e poi aiuto, lo metto ad asciugare e si asciugherà dritto. Mettiamone ancora un po'. Caspita, era così morbida una volta sta pasta. Non fa niente, non fa niente. Ma l'importante è che sotto, ok, direi che così va bene. Questo tagliatore d'erba, ora deve mettersi a tagliare l'erba. Va bene, adesso lo riappoggio perché prendo un biscottino, glielo metto dentro bene, sopra, come non detto. Mi sa che devo mettere sotto tipo la carta forno. Eh sì.
staccherà da qua. Oh, sto zozzando tutte le mie tovagliette amorose. Un momento. Come non detto. Poi, come... Sì, ci metto la carta sul forno, tanto perché mi sto zozzando tutto. Porca miseria. Ok. Basta sporcare la mia tovaglietta. E ora prendo Puffy Paint al cioccolato, spero che ne esca ancora. E voglio tipo fare che non esce. Aspettate, che video faticoso. Ok, proviamoci perché è quasi finito. Quindi non so cosa riuscirò a fare, ma io ci provo lo stesso. Non esce. Ok. Eccolo qui. Ok, ecco fatto. Volevo farlo tipo così, molto molto semplice e mi è uscito, mi piace. E non si chiude più il tappo. Mamma che fatica. Ma perché non si chiude neanche più il tappo? Vabbè, dopo ci litigo. Allora, questa era una cosa che volevo fare, molto semplice e mi piace davvero molto. E magari con gli altri che ho fatto ci metto sopra magari qualche altro tipo di decorazione. Questo l'ho fatto al cioccolato, magari ci metto, non so, una fragola, un mandarino. Non lo so, ed è davvero molto carino. Bello. Mi piace davvero molto. Niente, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa creazione. Adesso aspetto che qua si asciughi tutto. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!